comodissimo. Ma ci abbiamo l'ospite pure stasera. Sembrerebbe di sì. Addirittura. È un ospite di autorevole, di peso. Di peso, dai, di peso e anche con una punta di diamante. Un peso pesante, ma con la testa d'ariete. È ariete il nostro ospite? No, non è ariete, scopriremo anche che segno è, perché torna a grande richiesta l'oroscopo, vero? No, pensavo se c'è, torna a grande richiesta Massimo Carugno. Torna a grande richiesta Massimo Carugno. Ma abbiamo bevuto prima di fare questa domanda? Ma che bevuto? Questo è normale. Ho capito. Siamo tranquilli. Adesso siamo tranquilli. Esatto. È alla fine. È alla fine che diamo il meglio. Abbiamo bevuto la vodka solo adesso, quindi l'effetto è tra mezz'ora. Allora, avvocato, scrittore, uomo politico e tifoso milanista. Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione? Anche giornalista a questo punto, io direi. Anche giornalista? Perché scrive anche sul blog del Riformista, quindi voglio dire, no? Giornalista vabbè, giornalista inteso come giornalista, no, non mi ci sento, non lo sono, non sono neanche capace. Mi accolgono, mi fanno manifestare le mie opinioni, diciamo opinionista. Quindi in questi cinque ambiti che frequenti abitualmente, dove ti senti più a tuo agio? Non dire tifoso milanista perché è escluso, diciamo gli altri quattro. Io invece ti stavo dicendo con la maglietta rossonera di fronte alla televisione. Facciamo subito un tarocco a Massimo Carugno per vedere se il Milan quest'anno vince lo scudetto. Fagli pescare la carta. Pensavo che stessi dicendo chi vince la... No, lo scudetto, perché a lui non gliene frega niente dei mondiali. A lui interessa solo il Milan. A noi del Milan ci interessa, perché noi siamo la squadra pesca bene, vediamo se il Milan vince lo scudetto. Ma io pesco, ma il problema non è quello che pesco. È l'interpretazione. Il problema è che lui ci azzecca. Vedi che cosa hai pescato? Allora, dovrebbe essere una buona carta. La carità. Per carità, Massimo! L'ha già detto lui, è una buona carta. Allora, il Milan potrebbe avere buone chance di vincere lo scudetto. Va bene. Allora, da dove cominciamo? Dal riepilogo. Oggi è 15 dicembre. Questa cosa non la stiamo facendo. L'almanacco del giorno. L'almanacco del giorno stesso. Allora, la chiesa ricorda Santa Maria Crocifissa di Rosa, Santa Virginia Centurione Bracelli e Beato Carlo Steb. Luna all'ultimo quarto. Proverbio, aiutati che il cielo ti aiuta. Questo è l'ultima puntata della stagione passata, c'era questo proverbio, lui l'ha risolto. Allora, però attenzione, proprio oggi, quando dice Massimo, ci sono sempre delle ricorrenze non casuali. Nel 1993 a Milano viene fondata Mediaset. Ah, beh. Mentre nel 94 Netscape pubblica la versione 1.0 di Navigator. Navigator, il primo browser web. Esatto. Va bene. Va bene. Detto questo. Solo questo? No, queste sono le cose scusa, che... Scusa, questo oggi del 1993 viene fondata Mediaset, sì, esatto. Quindi è la ricorrenza di sì, oggi. Compleanno. Ah, okay. Compleanno. Hai mandato una torta a Pier Silvio? No, e da quando non sono più proprietari del Milan mi interessa poco il destino di Mediaset. Mi interessava più quando avevano il Milan a carico. E più che i compleanni mi interessava sapere quanti soldi investivano ogni mese di maggio. Il solito tifoso che vuole solo che il padrone scemo finanzi il calciomercato. Senti chi parla. Che voi state ancora pagando l'operazione Cristiano Ronaldo. Noi paghiamo per tutti, paghiamo. Ma il quanto il calcio, voglio dire, anzi quanto il calcio ha devastato le finanze di Berlusconi, secondo te? Il Milan in particolare. Secondo me per niente. Poi Berlusconi tra altre cose negli ultimi 7 anni ha chiuso i rubinetti e non ha fatto altro che operazioni di vendita, quindi vendita e svendita, quindi ha solo incassato. Del resto è tornato nel mondo del calcio col Monza, quindi se fosse stato così deleterio stare nel e calcio... E adesso deve stare attento perché se il Monza batte la Juve, lui ha promesso un autobus di quella della guerra. La guerra di Tro non ha usato mezzi termini, no. Cioè proprio neanche. Vabbè, ormai è bollito totale Berlusconi. I premi non sono più in denaro, sono in natura. Va bene. E invece in questo clima di mazzette e corruzione, cioè come mai Berlusconi, la Mediaset sono fuori dal grande giro dei mondiali, dalla cosa? Ieri ho visto una spenta amichevole tra le squadre sponsorizzate da Emirates, no? L'Arsenal e il Milan, per esempio.
cioè veramente a riempire, come dire, a I riempire, palinsesti. ma anche gli stati prima della Ma non partita. erano neanche su Mediaset. No, Erano su Sky, quindi. non sono Erano su Sky, sì, esattamente. Ma detto questo, come mai hanno lasciato il calcio, che doveva essere e rimane uno degli eventi più appetibili, Perché commercialmente parlando? evidentemente il calcio non è più uno degli Sì. elementi più appetibili commercialmente parlando. Solo noi poveri vecchietti siamo rimasti a vedere il calcio. Perché penso che il calcio sia un investimento molto alto, cioè per avere 1.000 devo spendere 900, tanto per intenderci, e probabilmente hanno fatto una scelta aziendale di rinuncia a questo tipo di investimenti. Si saranno fatti i conti, presumo, posso presumere Allora, questo. Massimo, abbiamo detto tra le varie cose, uomo politico di lungo corso, cioè di fatto tu hai cominciato a fare politica forse minorenne e sei arrivato adesso. Ultimi incarichi che hai avuto, incarichi nazionali, no, regionali, nazionali e regionali del Partito Socialista. Ultimamente tu sei stato anche candidato all'uninominale per la coalizione di centrosinistra al Senato, sempre sotto le insegne del Partito Socialista. Ultimamente abbiamo visto che hai lasciato le cariche. Il partito? No, No, solo le solo le no. cariche. Solo le cariche. Ma L'abbandono questo. del partito è stata un'interpretazione di chi ha voluto commentare la notizia, ma io non ho fatto comunica di stampa, ho affidato questa mia riflessione al mio post su Facebook e nel post è scritto chiaramente che io non ho lasciato il Partito Socialista, ho rinunciato a tutti gli incarichi che avevo e che erano incarichi di livello nazionale, non regionale, perché Ok. io ero membro della segreteria nazionale. Ma è un fatto che non ha coinvolto solo me, ha coinvolto una grossa fetta della classe dirigente del PSI per alcune divergenze sulla linea politica, alla quale tra altre cose ci siamo adeguati in maniera disciplinata, perché finché stai in un partito e sei uomo di partito, comunque lo servi, quel partito, fin quando ce n'è bisogno, e dopodiché, superata la fase elettorale, visti anche certi risultati, abbiamo deciso di andare sull'Aventino. Vabbè, potrebbe essere una rievocazione storica che potrebbe calzare. Comunque, insomma, c'è tutto un gruppo, c'è tutta una grossa fetta della classe dirigente che ha deciso di chiamarsi fuori dagli organi dirigenziali del Partito Socialista Però Italiano. scusami Massimo, ma quello che è successo nel Partito Socialista ce l'hai appena raccontato, ma anche in altre case sembra sempre che se non sei d'accordo c'è la scissione, cioè si arriva alla scissione dell'atomo ormai. In In alcuni alcuni partiti partiti. soprattutto. Ma Però, non c'è stata una scissione, no, nel ok, caso no, nel vostro. caso vostro Anzi, no, non è poco, però che voglio si dire, sono ma questo tra i pochi. allargando il discorso all'ambito politico in generale, cioè pare proprio che siccome ormai i partiti hanno preso questa caratteristica di personalizzazione estrema, del leaderismo e così via, quindi poi se c'è qualcuno che ripeto, non parlo del Partito Socialista, ma se c'è qualcuno che contrasta o non è d'accordo con la linea del leader, si tende a fare una scissione. Guardiamo adesso quello che succederà nella Lega con Fedriga che si farà la sua lista civica per le regionali, la stessa cosa farà Zaia. Cioè i partiti prima si facevano le guerre all'interno, si faceva il congresso, la C'è un linea che motivo, vinceva. c'è un Ecco, spiegaci motivo. qual è. Ma il motivo è molto semplice, perché mentre nella Prima Repubblica, che è tanto vituperata, è stata presa nella fase di Tangentopoli, è stata presa anche dal popolo italiano, buttata nell'Avantino, il classico errore che fanno certe levatrici, che con l'acqua buttano anche il bambino. E mentre nella Prima Repubblica il collante era il progetto politico, tu eri di questo o quel partito, perché credevi in un progetto politico che questo o quel partito portava avanti. Poi indubbiamente c'era anche altro, ma c'era il progetto politico della Democrazia Cristiana, il progetto politico socialista erano diversi, c'era il progetto politico del Partito Comunista, c'erano degli obiettivi ben precisi che ogni partito sceglieva e sposava. Dalla Seconda e Terza Repubblica in poi mi sembra che la politica non è stata più un progetto da realizzare,
ma è stata soltanto una somma di interessi personali. Cioè ci si metteva insieme, ci si mette insieme perché, ognuno ha un suo interesse personale, chi vuole fare il deputato, chi il senatore, chi il consigliere regionale, chi il consigliere comunale, chi vuole andare a quell'ente, eccetera, eccetera. E siccome si pensa che all'interno di un contenitore questi interessi possono essere realizzati, e allora si sta là. Del resto questo fenomeno trova una sua ragione anche in un altro fatto, no? Prendiamo quello che succede nel centro-sinistra, è un po' più difficile perché nel centro-sinistra c'è una situazione più cristallizzata. C'è il Partito Democratico, che è il partito più grande, e c'è poca aria, poco ossigeno per i partiti minori. Ma nel centro-destra, che invece questo controllo è un pochino meno ferreo, guardate le percentuali. Cioè, noi siamo passati da Forza Italia al 30%, alla Lega al 40%, a Fratelli d'Italia nell'arco di 5-6 anni, nell'arco di 10 anni. L'analisi è che il voto del centrodestra è sempre quello. Cioè, il voto del centrodestra, il voto del centrodestra è sempre quello. Però noi non possiamo dire che essere di Forza Italia, essere della Lega o essere Fratelli d'Italia è la stessa cosa, perché sono tre partiti politici che almeno formalmente dicono cose diverse su diversi punti fondamentali della vita della nazione. Quindi non è che uno lo può fare perché io no, tanto sto a destra, lo faccio con disinvoltura. No, tu passi da una concezione dello Stato un'altra, solo perché questo dimostra bravi, quello che stavo dicendo. A vendere però questa idea di prodotto, no? Assolutamente, su questo non c'è, quello che dici non si discute. Bravi loro a autoreferenziarsi. Ma detto questo, questo è l'indicatore che non c'è più un progetto politico che colla la gente, che la unisce attorno a sé. C'è soltanto una somma di interessi personali. Però, lo dico in maniera molto cioè destra e sinistra in maniera indiscriminata. A proposito dell'ossigeno a sinistra, pure è vero che a sinistra poi c'è invece una miriade di partiti, partitini, movimenti. Però ce n'è uno solo grande. Ce n'è uno solo grande, adesso... Ce n'è uno grande, mentre a destra... Però pure ce n'è uno 5 Stelle dove li metti ormai tu? Cioè, non è che vabbè, 5 Stelle non li mettono nessuna Giuseppe parte. Giuseppe Conte ha lanciato l'OPA sul PD di fatto, no? Giuseppe Conte ha lanciato l'OPA sul PD... Allora, se noi dobbiamo fare un discorso sulle strategie, indubbiamente il Movimento 5 Stelle oggi si colloca a sinistra e ha lanciato l'OPA sul PD... Perché quella è la strategia è svuotare il PD e diventare il più grande partito della sinistra. Ma il Movimento 5 Stelle non nasce come un partito di sinistra, no? Nasce come un partito populista, non ci dimentichiamo che Di Maio, Di Battista e tutta gente che veniva dall'estrema destra, veniva dalla destra estrema, quindi voglio dire, definire... Sono andati a appoggiare i gilet gialli... Chiaro, no, dire che il Movimento 5 Stelle è un partito, ma dire pure che è un partito, è una forzatura. Il Movimento 5 Stelle nasce per raccogliere la protesta del popolo italiano contro un sistema che evidentemente non funzionava, perché se quel sistema avesse funzionato i 5 Stelle non sarebbero mai nati, e dopodiché si è ritrovato a essere una forza politica importante e di governo, e allora è stato costretto a passare dalla protesta alla proposta, e quindi ha cercato di darsi dei contenuti, ma non sono contenuti suoi, non sono contenuti che nascono con quel movimento o con quel partito. Tant'è vero che a volte li abbiamo sentiti parlare a bambera, no? Cioè, voglio dire, meno male che sono finiti gli ideologismi. È una grossa stupidaggine. Magari ritornassimo alle ideologie, agli ideali, perché avremmo dei motivi seri su cui collarci e non l'ambizione dei vari leader del momento. Allora, a questo punto un giudizio sul nuovo governo. Perché questa fa? Allora, riformulo la domanda. Visto che tu sei un avvocato, sei comunque sempre stato garantista, non puoi che darmi un giudizio positivo sul nuovo ministro della giustizia. O mi sbaglio? No, non ti sbagli, nel senso che Nordio indubbiamente sta facendo cose che sarebbero piaciute o potrebbero piacere ad alcune forze, soprattutto a quelle forze che fanno del garantismo e fanno dell'equilibrio dei poteri una loro mission, e quindi includo il movimento socialista,
per movimento socialista intendo i socialisti, cioè tutti quelli che sono socialisti ovunque si siano collocati. Il problema di Nordio, che però ogni tanto riceve delle tirate d'orecchie dalla Presidente del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, il quale dice garantista fino alla sentenza, giustizialista subito dopo, per esempio, parlando un attimo dell'applicazione della giustizia. Dell'ergastolo stativo, di queste cose qua. Quindi io mi auguro che Nordio possa far prevalere la sua impostazione culturale, che è un'impostazione che nasce da lontano, perché Nordio 20 anni fa diceva le cose che dice adesso, no? Sì. Quando era nata Tangentopoli, Nordio era una delle voci fuori del coro, in cui diceva non si può arrestare la gente per farla parlare, non si possono far suonare il tintinnio delle manette per far porre la gente, diceva queste cose qua, no? Quindi la sua cultura garantista è una cultura che nasce da lontano. Ora bisogna vedere però poi se lui sarà capace di essere ministro in autonomia e mantenere questa capacità. E lo dico pure in riferimento ai fatti nostri, non nostri di Alessandro, Toni e di Massimo, nostri di Sulmona, perché la permanenza del tribunale di Sulmona, di Avezzano, ma la riapertura degli altri tribunali, è anche quella una forma di garanzia. Certo. Gli uffici che gestiscono un servizio pubblico non possono essere accentrati. Primo, perché dovremmo ricordarci che nella Costituzione, mi pare l'articolo 3, se non erro, prevede il decentramento amministrativo. E questo fu un principio che fu voluto nella Costituente proprio dal Movimento Socialista. Ma poi c'è un criterio generale e la pubblica amministrazione deve andare verso il cittadino, non il cittadino che deve inseguire la pubblica amministrazione ovunque essa si rintana. E allora io mi auguro che in un'ottica riformista e un'ottica garantista Nordio abbia anche la capacità di invertire quella tendenza che è stata quella dell'accentramento dei tribunali. Sì, Massimo, ma se fanno pure questo, cioè hanno vinto le elezioni, il garantismo, magari, come dire... Se fanno, stiamo a parlare di Nordio, non se no, fanno. Però, vabbè, è un ministro di questo governo. Vabbè, se fa questo l'applauso, cioè, voglio dire, che vabbè, dobbiamo fare? No, hai capito qual è il problema? Cioè che... Ma il problema del centrodestra, i problemi del centrodestra sono altri. Però per tornare... I problemi del centrodestra, scusate se vi interrompo, ma mi ha dato... Allora, buon conduci tu e... Vabbè, parola, no, ma siete momento. Permalosi, sembra... Facciamo, ma poi il formigli della Valle Perina, si arrabbia. No, tra in camicia bianca e cravatta scura, sembrate due casciamortari ecco, in bauta. Dai, era meglio la cosa di D'Alfonso, che ha detto che eravamo le Iene... Edulcorate. Omeopatiche, le Iene omeopatiche. Va bene, fatemela dopo la domanda. No, io siccome voglio rimanere sul tema del tribunale di Sulmona, chiuso, apertura e così via, noi nella vecchia legislatura abbiamo assistito a un'azione di tutto il Parlamento che di fatto era concorde, hanno trovato i soldi per tenerli aperti, c'era stata la votazione in commissione, tutto fu stralciato all'ultimo momento il provvedimento, perché poi alla fine è la burocrazia quella che conta. Cioè lì c'era un Parlamento, un legislatore inteso in senso lato, che aveva deciso che i tribunali abruzzesi dovessero rimanere aperti. Gli avevano detto non ci sono le risorse, hanno trovato le risorse, però poi guarda caso è sempre calata la mannaia. Ma sta politica alla fine non decide niente, ma sta democrazia. Noi votiamo i rappresentanti vanno là, fanno delle norme, e poi comunque la burocrazia l'Italia, e questo poi te lo riproporrò anche a livello di ospedale questa domanda. Quando nel 2015-2016 fecero il ministro era la Cancellieri e andarono in visita dalla Cancellieri una delegazione dei tribunali abruzzesi accompagnati da una serie di parlamentari, fra cui c'era Enrico Buemi, il senatore socialista che venne qua e si era preso carico di tutta la vicenda. Buemi aveva convinto la Cancellieri a firmare il decreto che lasciasse in vita Sulmona. Sai chi è stato che ha fatto saltare tutto? Chi? Fu il dottor Biritteri, ecco, direttore generale. Chi l'ha eletto il dottor Biritteri? Biritteri non l'ha eletto allora, nessuno. Allora perché ci prendiamo in giro che qua... Stavo rispondendo alla tua domanda. Il problema della soppressione dei tribunali non è un problema legato alla volontà politica, ma è legato alla volontà della tecnocrazia del Ministero di Grazia e Giustizia. Siccome la soppressione dei tribunali e la riduzione dei tribunali la vogliono essenzialmente i magistrati per potersi specializzare e fare solo una cosa, no, nella loro vita,
sono loro che sono il principale ostacolo alla riapertura dei tribunali e alla sopravvivenza dei tribunali minori. La politica non c'entra, non è capace di imporsi sulla tecnocrazia. Ecco, benissimo. Allora, possiamo anche chiudere. Certo. Vabbè, gli uffici legislativi in tutti i ministeri, nel livello di Presidente del Consiglio, sono quelli che scrivono poi materialmente le norme, ti dicono quello che si può fare. E secondo me alla fine li prendono pure in giro, perché siccome probabilmente i politici non sono manco capaci di capire quello che leggono, gli dicono tu devi fare una legge che... e quelli la scrivono in maniera tale che poi fanno esattamente il contrario. Andiamo bene. Oh, invece la... no, dico, c'è anche il problema di una razionalizzazione, adesso chiamiamola come vogliamo, comunque di una riduzione dei costi, no? Che questi uffici... Ma i costi di questi uffici non sono dei tribunali... parliamo in generale. Ma per i tribunali il discorso è diverso, perché i costi oramai si sa perfettamente che i costi sono ridotti a zero, addirittura Sulmona ha dato incomodato il fabbricare. I costi sono il personale, i costi essenziali, non l'immobile. Ma il personale tu non è che lo puoi uccidere e dargli la testa, no? Il personale lo devi ricollocare, quindi quello te lo tieni come costo, te lo tieni sempre dentro il sistema. Non è quello il problema, non sono i costi, il problema è proprio il criterio, il principio della riduzione degli uffici e di creare uffici grandi, dove i magistrati, ognuno si può specializzare in un settore e ognuno può curare solo quello, senza avere l'onere dell'aggiornamento, l'onere del tenersi preparato su più settori e via discorrendo. Più o meno potremmo fare lo stesso discorso per quanto riguarda la sanità, il nostro ospedale. Cioè, di fatto, noi abbiamo questo decreto Lorenzin che, parliamo del punto nascita, no? Il decreto Lorenzin dice che il punto nascita con meno di 600 parti non può essere... 500 parti non può essere tenuto aperto. E poi ci inventiamo 1000 deroghe, adesso pure la Regione Abruzzo sta cercando di giustificare tutto. Ma non sarebbe molto più semplice andare a modificare il decreto Lorenzin e farla, cioè se la volontà politica è quella, però sembra sempre che qua ci prendiamo in giro, ce ne raccontiamo di tutti i colori, ognuno ha la panacea, la soluzione, ma la soluzione è quella, abbassiamo i numeri del decreto Lorenzin a livello legislativo e poi facciamo... Ma io sono d'accordo, perché loro dicono i 500 parti all'anno sono il numero minimo che permettono alla classe medica che cura l'ostetricia di farsi la dovuta esperienza, perché loro dicono che l'esperienza del medico è sul campo, quindi più fa interventi, più fa e più allarga la sua capacità di conoscenza. Certo, io vorrei capire chi ha stabilito che 500 è il numero minimo, 499 già non va, ma il discorso è un altro però. Il discorso è che noi non ci siamo resi conto che qua a Sulmona, no, noi prendiamo cappello, le bandiere, le crociate. Allora abbiamo fatto le crociate per il punto nascita, che era una crociata, se vogliamo, anche abbastanza giusta, ma non ci siamo resi conto che poi l'ospedale veniva svuotato anche negli altri reparti. Il problema non è di etichetta, è ospedale di primo, secondo, terzo livello, quarto. Il problema è che l'ospedale deve essere riempito nuovamente di contenuti, di competenze. Quindi, riempito di bravi medici, di bravi primari, di attrezzature, e quello è il problema. Il problema, io non legherei tanto la battaglia dell'ospedale Sulmona alla storia del punto nascita, io lo legherei a un concetto più ampio di riempire l'ospedale di quei contenuti necessari a farlo essere un ospedale di buon livello. Oh, e questo come si fa? Questo bisogna convincere la Regione. A suo punto bisogna convincere tutti, Regione, Ministero della Sanità, ma bisognerebbe riordinare, vale lo stesso discorso che è stato fatto per la giustizia, no? Riordinare il sistema, cioè non si può pensare che la sanità sia un'azienda per cui debba essere legata alla logica del profitto come tutte le aziende. I servizi pubblici sono legati alla logica del bisogno. Cioè devono andare a soddisfare il bisogno dei cittadini, non devono fare guadagno, non devono fare cassa. Invece da una ventina d'anni a questa parte si è invertita la tendenza, si è cominciato a vedere lo Stato come un'azienda, i servizi dello Stato come altre piccole aziende, l'azienda sanitaria, no? Azienda sociosanitaria, non è un'azienda. Se tu guadagni dove c'è molta utenza, a Pescara o a Chieti, tu quei soldi in più che fai, siccome non te li mettere in saccoccia,
tu li vai a distribuire dove esistono servizi che magari sono in perdita, perché tu hai il dovere di dare i servizi, tu Stato, tu ente pubblico, hai il dovere di dare, di ramificare i servizi in tutto il territorio, specie in un territorio come quello abruzzese, che ha quattro capoluoghi, perché poi il criterio distintivo è sempre quello dei capoluoghi di provincia, però no? Chiedi a Pescara, sono I capoluoghi di provincia hanno i tribunali che non si toccano, gli ospedali che non si toccano, gli uffici che non si toccano, e non ci rendiamo conto che l'Abruzzo è anomalo, perché ha i quattro capoluoghi di provincia, due sono attaccati e due stanno a 40 km di distanza tutti quanti a nord. Cioè non si può pensare a una cosa del genere, se no cambiamo i capoluoghi di provincia. Possiamo anche fare questa altra operazione. Perché Se non il potremmo criterio farlo? A che sbagliato. servono due capoluoghi di provincia Pescara e Chieti attaccati? No, che poi Chieti dove si trova, poi governa fino sotto a Vasto, quindi un territorio sterminato. E perché per la provincia dell'Aquila? Sì, Cioè anche. l'Aquila deve arrivare fino ad Ateleta. Sì, ma infatti non. Ma quindi è un problema invece del spopolamento demografico, della classe politica locale, magari che non è autorevole rispetto a queste battaglie, come lo possiamo risolvere, caro Massimo? Caro amico Tony, Cioè, queste battaglie in c'è regione, in un. buona sostanza, chi le va a fare? Con quale Ah, vabbè, chi credibilità? va a fare queste battaglie, che ti devo dire? Io in campagna elettorale non ho parlato altro che di aree interne. Durante la campagna elettorale, ovunque Bene. sono andato, ho parlato di aree interne. Certo, non sono battaglie da fare in campagna elettorale, è un'inversione di tendenza che bisogna far digerire al sistema. Cioè, qua c'è un ragionamento che nessuno ha fatto. Voi lo sapete, in tutta Italia, nei comuni che partono da Roma a 3 milioni di abitanti, fino all'ultimo da 100.000 abitanti, che mi pare che sia Novara, non mi ricordo, mi pare che io il conto l'ho fatto aritmeticamente, Novara, oppure in Abruzzo, nei comuni che partono da Pescara, che è la più grande, sino all'ultimo da 25.000 abitanti, l'ultimo al di sopra di 20.000 abitanti, che sarebbe Ortona, se non mi ricordo bene. Lo sapete quanti abitanti ci sono in tutti e due i parametri? Noi pensiamo che l'Italia abbia una condensazione di abitanti nelle aree metropolitane, no? E pensiamo che invece nei territori interni ci stanno i mamma e tu. È esattamente il contrario. In Italia, nei comuni di cui parlavamo sopra, ci sono circa 10 milioni di abitanti, poco più. E gli altri Il che vuol 50? dire che gli altri sono tutti quanti sparpagliati fra le valli alpine, le valli appenniniche, le basse delle varie pianure, nel centro delle isole. E là c'è la. In Abruzzo uguale. L'Abruzzo fa 1.300.000 abitanti. 800.000 vivono nei comuni che stanno al di sotto di 20.000 abitanti. Questo lo potete. Se vi volete divertire, prendete i comuni Vabbè, è d'Italia una informazione per abitanti. importante che ci stai Comuni dando. italiani per abitanti, e divertitevi col calcolatore a fare le somme. Però questo significa che lo Stato per garantire i servizi su tutto il territorio sta in difficoltà. Ma la cosa. Sarebbe molto più semplice garantirlo E dove. certo, però lo Stato garantendo i servizi solo nelle grandi aree metropolitane si scorda completamente di Certo. almeno 2/3 della popolazione che sta No, altrove. anche perché poi la contribuzione di noi contribuenti è la stessa. L'aliquota IRPEF che paghiamo a Certo. Sulmona è la stessa che si paga a Esatto. Roma. E i servizi che stanno a Roma o a Pescara nel nostro ambito, i servizi che ci sono a Pescara non Non sono sono gli quelli, stessi che esatto, sono qua. a Quindi Sulmona. voglio dire, alla faccia del principio di uguaglianza, eh. E parliamo di Sulmona. Se poi volessimo parlare di uno qualunque dei comuni piccoli che ci stanno attorno, sarebbe ancora più Allora, disastrosa la cosa. questa è una forma di federalismo però No, 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 locale, no, non è federalismo, no, 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 regionale, no? no, no, né l'uno né l'altro, è una forma di rispetto per le fasce deboli. Le debolezze nei primi del Novecento erano debolezze salariali, nel senso che i deboli erano quelli che prendevano uno stipendio, gli operai, i braccianti agricoli. Poi si sono trasformati in debolezze sociali. Oggi ci sono le debolezze geografiche. Tu sei debole nella società a seconda del posto dove vivi, perché fare l'avvocato, il commercialista, il negoziante, il ristoratore a Sulmona non è che farlo a Pescara, e farlo a Pescara non è che farlo a Roma, e farlo a Sulmona già è un privilegio, perché fare lo stesso lavoro in un centro più piccolo è ancora peggio. Queste sono le debolezze È un privilegio o geografiche, una. e sono debolezze geografiche.
che vanno colmate. Quindi non è un privilegio farlo a Sulmona, no? Cioè è uno svantaggio. È un privilegio rispetto al comune ancora più piccolo. Ah, certamente, rispetto al comune ancora più piccolo, certamente. Però, allora, però i parametri, dunque, ci hanno fatto digerire tutte queste riforme col problema della... Spending review. Esatto, della spending, almeno fino, esatto, a, fino a prima con risparmio della spesa. Fino a prima della pandemia del PNRR non c'erano soldi per niente, no? La concezione dello Stato azienda. C'era... Lo Stato deve ridurre, non potendo aumentare i ricavi, deve ridurre i costi. Esattamente. Questo è il concetto. Invece però, deve ridistribuire le risorse. Ho capito, però siccome la maggior parte delle volte lo Stato le sue risorse le spende in maniera, non voglio dire dissoluta, però diciamo non proprio oculata, forse è stato anche quello, sbagliando, azzeccando, non lo so, però forse è stato anche sulla spinta di questa... di questa verità che il legislatore ha... E allora continuiamo a spendere male, però tagliamo le risorse, no, per quelle sarebbero ragionate. No, si dovrebbe affamare la bestia, cioè si dovrebbero pagare molte meno tasse e non darle in mano. Vabbè, senti, noi siamo quasi in conclusione, però io ho una curiosità, vorrei tornare sul discorso del garantismo e tutto. Durante la campagna elettorale tu eri stato appunto candidato, eri candidato, svolgevi la tua attività di scrittore sul blog del Riformista e hai avuto una critica legittima, dal mio punto di vista, nei confronti dell'operato del procuratore Gratteri. È venuto giù il mondo, nel senso che io ho interpretato questa tua critica, ripeto, legittima, argomentata, come qualcuno l'ha interpretata come se fosse una critica a una cassa che non si potesse fare. Cioè, se i poteri dello Stato sono tre, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, perché il potere legislativo e il potere esecutivo possiamo criticarli, invece il potere giudiziario no? Funziona tutto, è tutto legittimo? Allora, a parte il fatto che nell'articolo, l'articolo non era impostato su una critica, certo, a Gratteri, ma c'era un passaggio al volo, era giusto di, così, di colore, di coronamento e via discorrendo, ma l'articolo diceva ben altro e se la prendeva con una certa politica, e Gratteri proprio non c'entrava niente, ma c'entrato così come tra altre cose un articolo che stanno molto apprezzato anche lì, perché poi questa cosa ha scatenato l'attenzione anche dell'editore, l'attenzione di Sansonetti, mi hanno telefonato e tra altre cose Sansonetti e Tiziana Maiolo scrivono di peggio, di molto peggio che l'ho scritto io. Ma secondo me le critiche a come viene amministrata la giustizia vanno fatte, perché io quello che disse Travaglio, che fa niente, sono innocente, va in galera, non lo accetterò mai. Allora, la giustizia deve fare il suo lavoro, un lavoro meritorio, perché deve dare sicurezza ai cittadini e deve reprimere i reati. Ma lo deve fare in maniera oculata, lo deve fare in maniera scientifica. Falcone e Borsellino erano due che quando istruivano i processi non istruivano così, istruivano analizzando, scandagliando ogni singolo indagato fino al midollo prima di inviarlo a giudizio, perché erano attenti. Perché volevano la condanna ed erano attenti a che il processo funzionasse e che soprattutto andassero in galera i colpevoli e non rischiassero di andare in galera degli innocenti. Questo è il metodo che secondo me deve essere seguito, e chiaramente non può essere seguito un metodo opposto a questo qua. Questo era il concetto che era stato espresso. Poi, vabbè, è successo il finimondo, perché chiaramente si vuole dare a queste vicende l'immagine della guerra santa, si vuole... Uno dei metodi in questa città è quello di delegittimare il proprio avversario. Se Alessandro Angeloni o Toni Di Bacco dicono delle cose giuste, ma io sono il loro avversario, io non posso dire che hanno detto cose sbagliate perché non lo sono, li devo delegittimare, cioè devo dire che loro, perché tu sei in realtà contro, eccetera. Il penaltrismo, eccetera. Si passa sul penaltrismo. Esatto, esatto. E quindi si è scatenato un putiferio numero uno. Tu sei dovuto tornare sull'argomento, addirittura un paio di interventi... Io a un certo punto ho fatto un intervento in cui ho detto mo basta, mi avete stufato, per piacere finitela, perché sennò non può andare avanti così, non possiamo veramente strillare al vento, al lupo, al lupo, al lupo, quando il lupo manco ci sta. Cioè, nessuno ha detto
che la magistratura non deve operare contro le mafie non vanno. Nessuno ha detto questo, perché addirittura mi si è messo in bocca addirittura il concetto che io potessi essere contento se le mafie non venivano perseguite. Cioè, roba, siamo Va bene, allucinogeni. hai chiarito il tuo pensiero sul fatto se si possa o meno criticare uno dei tre poteri dello Certo che Stato. si può criticare. Va bene, ma giusto prima di chiudere, un paio di cose sulla politica, sul territorio, sulle questioni, le emergenze, chiamiamola così, l'emergenza ambientale, il COGESA, la centrale di spinta e compressione alla luce di queste necessità della guerra, la bretella ferroviaria, le autostrade. Scegli un argomento, perché sennò poi andiamo. No, allora, come inquadri tu oggi la Valle Peligna nel contesto La regionale? Valle Peligna Perché è un sistema, non la Valle possiamo. Peligna è sempre più area interna, cioè, in quanto tale è sempre più abbandonata da Dio e dagli uomini. Io scegli tu un argomento, mi dice Alessandro, me lo scelgo. Io ho cominciato a parlare nel 2013, non ieri, nel 2013, del Corridoio 5, come si chiamava allora, adesso ha cambiato nome, adesso si chiama Tirreno Adriatico. Dicendo che quando parlavamo del Tribunale Sulmona, io dicevo che noi dobbiamo rimanere ancorati all'asse Avezzano e Pescara, dobbiamo pensare a questo perché sarà l'asse della vita di questo comprensorio, l'asse orizzontale. Perché sapevo già che esisteva questo progetto dell'Europa di creare dei corridoi orizzontali che collegassero l'Atlantico fra tutto il continente per arrivare fino al Medio Oriente e sapevo di quest'idea del Corridoio 5 che doveva partire dal Portogallo, da Lisbona e Porto, Oporto, arrivare a Barcellona, da Barcellona a Civitavecchia, all'Italia a Civitavecchia e poi attraverso l'Adriatico e andare. E il corridoio che era stato Al porto di individuato Ortona. a Porto di Ortona, il corridoio che era stato individuato era la Civitavecchia Ortona. E io dal 2013 ho cominciato a parlare di queste cose anche in maniera ripetuta, ci sono, grazie a Dio, gli articoli che lo testimoniano. Oggi è diventato l'argomento di grido, no? Non ci rendiamo conto, noi in Abruzzo, perché questa individuazione del Corridoio 5 è stata poi rallentata fra le polemiche Ortona, Giulianova, Vasto, Pescara, le solite polemiche Di di campanile. campanile, oppure la stessa Aquila che pensa che la ferrovia che da Roma va a Pescara, abbia un percorso più breve se passa per l'Aquila. Io ho cercato di far capire ai nostri concittadini e ai politici della nostra città che noi dovevamo ancorarci a questo asse e dovevamo difenderlo, perché non sta scritto da nessuna parte che debba essere per forza Civitavecchia-Ortona. Il Corridoio 5 può anche essere Livorno-Ancona o Napoli-Bari. Quindi noi che abbiamo questo vantaggio che oggi è previsto nel nostro territorio, dobbiamo difenderlo con i denti. Perché quella sarà una zona che sarà potenziata da finanziamenti europei, perché se sarà il vero corridoio che dovrà permettere il transito delle merci, vuol dire che ci saranno investimenti sulle ferrovie, sulle infrastrutture, sulle strade, sugli interporti, sulle città che fanno parte. E starne fuori è una follia. Bisogna vedere che dice il sindaco di Di Manoppello. Manoppello con No, sulla ferrovia. questa era una delle tante visioni anche di Certo. Filadelfio Manasseri, no? Credo che questa del No, Filadelfio collega Manasseri non con esisteva ancora il Corridoio 5 all'epoca. Filadelfio Manasseri lui guardava ai ai Balcani. Balcani, diceva noi dovremmo essere a porta ai Balcani, non diceva una fesseria No, proprio no, insomma. Filadelfio L'abbiamo Era ricollegato apposta. Siamo andati chiaramente. lunghissimi, però Va vabbè, con Massimo. Ma lo bene, facciamo l'oroscopo oppure ma lasciamo l'oroscopo perdere? oggi già abbiamo fatto i tarocchi, quindi Più che direi è più sufficiente. che sufficiente. La prossima settimana, quella prenatalizia, faremo auguri. Oroscopo, L'oroscopo tarocchi. dell'anno, i tarocchi del E secolo. quello che ci viene in mente. Va bene, allora saluti a tutti, buona Grazie serata. Massimo, Grazie saluti. Massimo, buona Grazie serata. a questi due sciamannati che conosco da una vita. Una volta, voi non lo sapete, ma giocava a pallone e fece un cross per la testa di Toni, Feci gol, di sicuro. fece gol e gli dipinsi il pallone sulla cappa. Io Rivera e lui Pierino Prati. Meno male che la memoria è ancora. Dovevate giocare il Superenalotto quel Eravamo a giorno. Pratola. Dai. Va bene, Va bene, buona serata. sinistro magico di Massimo. Di Buonasera. Massimo.
condicio, voglio un inciuccio con un mucciaccio, o Francia o Spagna, perché se magna. E dopo il ballottaggio, ballottiamo la Frenzy Dance. Dance, 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 dance.